Grazie, a te. Grazie sindaco. Grazie sindaco, grazie a tutti. Vi piace questa scuola? Qual è la cosa più bella? Chi me lo dice? Qual è la cosa più bella della scuola? La palestra. Bene, poi? A voi, ecco. L'aula di musica, dopo dobbiamo andare a sentire, anzi facciamo un applauso a loro che dopo ci faranno sentire qualcosa di bello. Abbiamo detto la palestra, abbiamo detto l'aula di musica, poi cosa vi piace? I bagni, ha detto il sindaco di tenerli bene, eh? Lo dico soprattutto a quelli un po' più grandi, ehi, sui bagni mi raccomando, cioè no, vanno usati per carità, non è che bisogna usarli, però poi bisogna lasciarli. Questa piazza qui vi piace? Bene. Allora, c'è anche un'altra cosa che il sindaco vi ha detto, è che questa è una scuola anche molto bella dal punto di vista energetico, ambientale, di sostenibilità, quindi ci sono tanti argomenti per cui questa è una scuola bella. E noi siamo felici di essere qua oggi insieme a tutti voi, alla comunità che ha dato una mano a questo progetto. Perché? Perché fare le scuole è la prima cosa che devono fare gli amministratori, i sindaci, tutti i sindaci che sono qua, il Presidente del Consiglio, il Ministro, i Ministri. È la cosa più importante di tutte. La scuola è il luogo dove i bambini, i ragazzi, vanno a vivere giorno per giorno. Allora lo dico a quelli grandi, non lo dico a voi. Per questi motivi noi abbiamo detto con molta chiarezza, l'abbiamo fatto dal primo giorno con il nostro governo, quando abbiamo cambiato governo perché venivamo dall'esperienza dei sindaci e lo sapevamo, tutti gli investimenti che vengono fatti nelle scuole, nell'adeguamento antisismico, negli interventi per dare degli edifici belli, di qualità ai nostri figli, devono stare fuori dal patto di stabilità, devono essere cioè messi in condizioni di essere finanziati. Noi ci sono, ora questa è un po' noiosa per voi, mi perdonate, vado veloce, questa è un po' noiosa, però serve perché la diciamo non soltanto ai sindaci ma anche agli altri sindaci, agli amministratori, a quelli che ci sentono in Italia e aggiungo in Europa, così lo diciamo chiaro. Noi rispettiamo le regole europee, tant'è vero che le regole europee l'Italia le sta rispettando anche se ci costa un po' fatica. Noi stiamo ampiamente sotto una regola che è quella del deficit, il 3%. Noi rispettiamo la regola del surplus primario, che è una regola difficile, ma una regola che altri paesi, anche quelli che sono famosi per rispettare le regole, non tutti la rispettano, la regola del surplus primario. Noi dunque le regole le rispettiamo. Ma proprio perché le rispettiamo, vogliamo dire con chiarezza che non è possibile un patto europeo che si preoccupi della stabilità delle tecnocrazie e delle burocrazie e non si preoccupi della stabilità dei nostri bambini e dei nostri ragazzi. Per cui noi in Italia i soldi per le scuole vogliamo spenderli bene. Vogliamo fare interventi che siano finanziati solo ciò che serve, dobbiamo mettere attenzione e controllo perché nessuno faccia il furbo, ma su questo tema sono qui a Mondovì per dirvi che noi su questo settore continueremo a lavorare con grande determinazione. Qui naturalmente l'avete appena fatta. Poi è importante la seconda cosa che avete detto, sale musicali, aule musicali, palestra. Lo dico alle insegnanti, agli insegnanti, ringraziando tutti loro, la direttrice, tutti loro per il lavoro che svolgono e che svolgete. Noi abbiamo bisogno di avere dei luoghi in cui sempre di più si possa consentire ai ragazzi non soltanto di imparare, come è giusto che sia, ma anche di vivere esperienze tipiche dell'identità italiana. La musica non è soltanto una cosa bella, un momento per imparare qualcosa. La musica è un pezzo della nostra identità, lo dico ai ragazzi più grandi. Quando, forse avete visto e vi hanno colpito alcune immagini brutte, tristi, del terrorismo, le avete viste, tutti noi le abbiamo viste, le hai viste anche tu, e non sono state belle. A un certo punto uno di questi pazzi, furiosi terroristi, dice ai ragazzi che hanno più o meno la vostra età,
anzi che hanno più l'età loro, voi dovete odiare la musica. Perché? Perché la musica fa paura a questi terroristi, perché è un pezzo della bellezza di ciò che noi siamo. E siccome loro odiano ciò che noi siamo, odiano la bellezza di ciò che rappresentiamo. E allora qual è la nostra risposta? Portare sempre più musica nelle scuole, consentire ai ragazzi di avvicinarsi a uno strumento musicale, educarci tutti insieme a dire che i nostri valori, la cultura, l'arte, la musica, lo sport, la bellezza di stare insieme, sono più grandi delle loro minacce. Anche per questo sono molto contento che ci sia una bellissima aula di musica e adesso sentiremo qualcosa che verrà fatto da voi ragazzi. Ultimo punto, che l'ho fatta troppo lunga, il sindaco vi ha parlato di quello che sta accadendo in un comune, in dei comuni nel centro Italia. Avete visto le immagini del terremoto? Ecco, è molto bello che da qui, se voi mi autorizzate, io possa portare il vostro abbraccio ai bambini e ai ragazzi di Amatrice, che andrò a trovare presto, che ieri hanno riaperto la loro scuola. Vi facciamo un applauso tutti insieme. È una scuola provvisoria, ma è bello che tutta l'Italia li abbracci, senza litigi, senza distinzioni. Lì ci sarà ancora moltissimo da fare, però sarà bello farlo tutti insieme. Ecco perché oggi sono particolarmente contento di essere qua con voi. E allora, caro sindaco, in bocca al lupo, perché avete fatto un lavoro molto bello. Io mi sono preso un giorno che sto nella vostra provincia, ed è bellissima la provincia di Cuneo, vero? No, non ho sentito, com'è la provincia di Cuneo? Vi dico dove sono andato e dove vado. Sono stato intanto in un'altra scuola a Bagnolo, che è un po' più su, dall'altra parte della provincia, e anche lì c'è una scuola nuova che è inaugurata. Poi vado a vedere alcune aziende, una si chiama Ferrero, la conoscete, cosa fa? Fa la Nutella, la conosci tu, la tua mamma ci lavora, però te c'hai la faccia, a te non ti piace la Nutella? Sì che ti piace la Nutella, e pensa che è una storia bellissima, nata in questa provincia, nata qui vicino, nata ad Alba. Poi andiamo a vedere altre aziende, molte che si occupano di cibo, e oggi è un giorno importante per un altro motivo, perché entra in vigore una legge, che è la legge sullo spreco, contro lo spreco alimentare, che vuol dire che non bisogna buttar via da mangiare, pensando in particolar modo a chi non ce le ha. E poi andremo nel pomeriggio, andremo a vedere altre aziende e andremo a Cuneo. Io però voglio dirvi grazie perché qui a Mondovì ho visto uno dei bambini e dei ragazzi che hanno preso in parola il sindaco, giusto? La scuola la terrete bene? Oh, ragazzi, no, che vi si sente poco qui. Persino i bagni, teniamo insieme persino i bagni. Due, perché è bellissimo poter vedere una realtà così viva e così forte. E tre, per dirvi che il nostro paese, l'Italia, diciamolo senza che ci senta nessuno, è il paese più bello del mondo. Bravo. E siccome è il paese più bello del mondo, noi dobbiamo volergli bene, volerle bene. Viva Mondovì e viva l'Italia! Andiamo a sentire la musica? Venite anche voi?